Venerdì 19 marzo 2016 a Lucca Museum, di Lucca ovviamente, è stata inaugurata pochi minuti fa la mostra La tela violata, una mostra di grandi maestri contemporanei: Fontana, Castellani, Bonalumi, Burri, Scheggi, Simeti, Amadio, e l'indagine fisica della terza dimensione. Questo è il sottotitolo della mostra scelto dal direttore artistico del Lucca Museum, Maurizio Vanni, che vorrei invitasse i nostri telespettatori a questo importante evento che oggi ha visto all'inaugurazione anche la presenza del primo cittadino di Lucca. Ma è interessante come il sindaco e il sovrintendente dei beni culturali abbiano voluto raccontare e manifestare il punto di vista di una mostra che è interessante, è un frammento di storia dell'arte importante, forse fondamentale per comprendere e vivere l'arte contemporanea, fatta da persone che conoscono la storia dell'arte e non sono tirati indietro davanti ad artisti forse meno facili, sicuramente più intraprendenti, più forti, più decisi. Rivoluzione fisica, questa è una vera rivoluzione fisica, Fabrizio. Tu hai pubblicato anche il catalogo in occasione di questa mostra che i visitatori troveranno ovviamente qui al bookshop, e c'è tempo per venire a visitare la mostra, ma insomma converrebbe venire a vederla e probabilmente anche rivederla una seconda volta dopo aver letto il catalogo. La mostra dura 3 mesi, 19 giugno, ma è una mostra che va vista più volte. Si parte da Fontana, che arriva in Italia nel 1946 da Manifesto Blanco, si incontra Burri, arrivano le estroflessioni di Burri con i Gobbi, a Milano 59-60 Azimut spazio espositivo e Azimut rivista, entrano in scena Manzoni, Castellani e Bonalumi. Poi un fiorentino importantissimo, forse dimenticato, Paolo Scheggi, che con le sue, diciamo, interdimensioni, non ha niente da invidiare a nessuno e manifesta e porta avanti i suoi studi, e 2 artisti viventi, giovani settantenni, mi diverto a dire, Simeti e Amadio, 2 artisti che manifestano la continuità di persone che cominciano a pensare a una tela non come spazio rappresentativo ma come getto pregno di eventi, uno spazio autoreferenziale, uno spazio che si concede solamente a chi ha il coraggio non di vivere emozioni, non c'è più l'istinto dell'automatismo psichico, c'è il desiderio di considerare la tela come un oggetto autoreferenziale, come un qualcosa che attraverso un taglio, un buco e un'estroflessione prende consistenza in modo impersonale di fronte alla vista tattile degli spettatori. E ora la linea passa alla regia per gli interventi registrati del sindaco Tambellini e del sovrintendente ai beni artistici e culturali della provincia di Lucca. Siamo abituati a vedere le opere d'arte in una determinata dimensione in un certo tempo, invece qui siamo proiettati proprio in un altro ambito, un ambito del tutto diverso. Ci interrogavamo stamattina su quando comincia la contemporaneità. Che cosa significa arte contemporanea? Cosa vuol dire contemporaneità? Probabilmente abbiamo detto che la contemporaneità coincide nel momento in cui si lasciano alcuni caratteri che appartengono alla rappresentazione del mondo, anche attraverso la pittura, attraverso la scultura, e si va verso momenti di interpretazione del mondo. Fontana credo che sia uno degli autori che meglio di altri sa interpretare l'evoluzione che c'è stata a livello scientifico, tecnico, ma anche ad altri livelli. La rottura del piano, il piano su cui tradizionalmente si è dipinto con dettagli, significa dar vita alla spazialità e quindi a tutta la fantasia che può intercorrere sul tema della spazialità. Abbiamo detto stamani anche di Burri, ci siamo soffermati soprattutto su questi, ma poi sarebbe da parlare di Bonalumi, di Scheggi, di altri che sono pittori di grande interesse del panorama artistico italiano, rimasto subordinato a troppo tempo a quello internazionale e segnatamente americano per quanto riguarda l'arte contemporanea, che invece ha esempi come questi di grande rilievo. Si diceva di Burri usa le balle, usa le crette, poi usa la plastica, la brucia, usa la materia, quindi la sua è una pittura altamente materica, di grande spessore, che ha soltanto dei tratti di pittura come contorno, come rifinitura per definire determinati percorsi che comunque sono sempre percorsi rivolti alla fine a chi guarda. Ecco, la contemporaneità credo che sia proprio anche questo. Allora, da sovrintendente devo dire che Lucca Museum, nei suoi ormai 9 anni di attività, ha acquisito una importanza di
produzione e di proposta culturale che dà veramente il pieno contenuto delle parole di soddisfazione che il sindaco di Lucca ha appena espresso a nome della città. E siccome la grande questione sulla quale, ma non solo l'Italia dei beni culturali, ma l'Italia complessivamente è lì a diagnosticare se stessa, è il rapporto tra le istituzioni pubbliche e il privato, perché è giusto interrogarsi su questo, perché da questo si trae la diagnosi sullo stato di salute di un paese e sulla capacità di affrontare la postmodernità con quell'elasticità che è necessaria e che alcuni paesi del mondo occidentale avanzato dimostrano di avere in maniera magistrale. Bene, Angelo Parpinelli è un modello di questo, perché ha restaurato questo palazzo. Io ricordo di averlo visitato quando Lucca Museum non era ancora un'idea esplicita pubblica, esposta al pubblico, e non poteva dimostrare la sua attività. Era semplicemente il restauro del palazzo con l'intenzione di fare qualcosa per l'arte contemporanea. Poi a distanza ho visto questa attività soprattutto propositiva svilupparsi, arricchirsi, e questo con una autonomia privata che è assolutamente magistrale. Ospite del Vernissage anche Hector, che recentemente ha esposto qua per un lungo periodo a Lucca Museum con grandi risultati di pubblico ma anche di critica. Hanno parlato diffusamente di questa sua mostra lucchese, tanti giornali, dando ampio spazio a una mostra che nel corso delle settimane si è trasformata in un vero e proprio evento. Sì, appunto, io sono, come hai detto te, ribadito in qualità di ospite oggi, comunque c'è la mia galleria con la quale collaboro, la Spirale Milano, e sono anche orgoglioso di partecipare a questo evento, perché è uno dei grandi eventi della Toscana che porta un po' il gruppo Azimut Milano con grandi nomi come Bonolumi, Castellani, Burri, c'è Scheggi, c'è Amadio, Lucio Fontana, quindi c'è insomma il top dell'arte contemporanea. Ed è interessante anche notare quello che magari pochi noteranno, che al di là di questo lavoro di estroflessione che c'è sulla tela, la rappresentazione, c'è in realtà una armonia con i volumi degli ambienti, perché in realtà gli artisti che si cimentano in questo tipo di arte hanno un rapporto viscerale col volume, perché lo spazio, come abbiamo detto già in passato, è molto importante perché limita praticamente la creatività dell'artista. Ecco. E in questo caso c'è andare al di là della superficie, un po' quello che faceva Lucio Fontana quando iniziò a sperimentare i famosi tagli, no? E cercare un altro spazio, oltre la tela. Recentemente sia la Nazione che il Tirreno hanno dedicato pagine intere alla tua performance di Pisa, alla quale è intervenuto anche l'assessore alla cultura Ferrante, il sindaco Filippeschi. Sì. È stato un altro bello evento successivo alla mostra di Lucca. Sì, perché ho fatto un'altra mostra collettiva, questa con altri tre artisti internazionali qui nella mia città, Pisa, dove vivo ora, che come la mia città comunque rimane Firenze, con cui sono intervenute anche le autorità, e ho riportato un po' sempre il mio percorso a questa Noterra, questo ciclo che mi affascina. E devo dire che la terra che amo, che è la Toscana, dà sempre molto importanza e rilevanza al mio lavoro, e questo devo ringraziare sia i giornalisti, sia la stampa, che tutta l'attività culturale toscana. Quindi grazie alla Toscana. Maurizio Monticelli e Massimo Ferrarotti di Spirali, della Galleria Spirali di Milano, sono stati recentemente ospiti dei nostri incontri con l'arte proprio in occasione dell'inaugurazione della mostra qua a Lucca Museum di Hector and Hector. Li ritroviamo in quale ruolo oggi? Questa sera con la curatela di Maurizio Vanni abbiamo dato dal punto di vista, diciamo, tecnico, ecco, perché scientificamente il curatore ha dato i ritmi e le linee del progetto, abbiamo dato una grande mano dal punto di vista del reperimento delle opere, una mostra che nasce con la volontà di confrontarsi solo con collezioni prevalentemente private, per cui abbiamo messo a disposizione i contatti, la mailing, come dicono ormai dal punto di vista tecnico, dei nostri prestatori, dei nostri collezionisti, ed abbiamo dato un supporto alla creazione del progetto.
E la collaborazione con Lucca Museum credo proseguirà anche in futuro, perché sia la mostra di Hector sia quella odierna preludono ad altri successi. Certamente sì, abbiamo trovato una sponda su Maurizio Vanni che è sulle nostre direttive, molto moderno, molto votato al contemporaneo e alle nuove ricerche. Io, pur essendo un vecchiettino, però mi piace il contemporaneo e cerco sempre qualcosa di nuovo. Quest'opera qui, che è una mia opera, l'ho prestata molto volentieri, come diceva Massimo, molto volentieri al museo, e continuiamo a collaborare insieme a Maurizio Vanni, sicuramente sì. Massimo, quali sono le opere che secondo te, comunicandole ai telespettatori, stimoleranno maggiormente una visita a questa mostra? Guarda, allora, l'intenzione vera del progetto era quello di avvicinare il più possibile i fruitori dell'arte moderna e contemporanea di un progetto complesso e complicato. Maurizio, nella prima parte del catalogo, si ispira addirittura ad una canzone per proprio attivare la semplificazione di quello che non deve essere più una mediazione culturale, ma un avvicinamento all'arte. Lo fa benissimo, ed io credo che, per dare omaggio al grande maestro, penso che le tele di Fontana, tornando alla domanda, sono quelle che forse emozioneranno di più il pubblico, ma anche perché la spiegazione, il racconto, l'avvicinamento da parte del curatore a quelle tele, a Fontana, che nel 48 arriva con Manifesto Blanco, e dagli anni 50 in poi Azim, la rivista, la galleria, raccontano una nuova percezione dello spazio, violano lo spazio, come dice Maurizio. Troviamo due tele, una del 57 ed una del 61, secondo me, che evocano dal punto di vista sentimentale ed emotivo una gran parte di questa mostra. Ecco. Se tu dovessi fare un nome per stimolare, un nome fra questi grandi maestri che sono in esposizione qua a Lucca, per il quale vale assolutamente la pena di salire in macchina, venire a Lucca e vedersi questa mostra? Mi piacerebbe dirti Amadio, perché è un mio protetto, però io direi che Fontana e Burri si deve salire in macchina e venire, perché io, che ho 76 anni, vi garantisco che non ho mai visto una mostra di Fontana a questo livello, veramente eccezionale. Si conclude qui il servizio realizzato a Lucca venerdì 19 marzo 2016 in occasione del vernissage della mostra La Tela Violata. Vi ricordo i grandi protagonisti di questo evento espositivo: Fontana, Castellani, Bonalumi, Burri, Scheggi, Simeti, Amadio. E la mostra sarà aperta, sarà una mostra di lunga durata, come già detto dal direttore del Lucca Museum Maurizio Vanni, perché chiuderà i battenti il 19 giugno, sarà visitabile dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19 con orario ininterrotto. Su prenotazione possono essere organizzate anche delle visite guidate. Vi ricordo anche il catalogo che accompagna la mostra e che sarà in distribuzione al bookshop del Lucca Museum.